Ok, buongiorno. Siete tutti qui per Rete 2 Sperimentazioni, vero? Bene. Allora, oggi in queste prime 2 ore mi presento, adesso mi presento, e introdurremo un attimino il modulo, cosa faremo nel modulo. E che cosa sarà richiesto che facciate voi nel modulo affinché superiate l'esame con possibilmente 30, 30 lode, un voto da quelle parti. E informazioni del genere. Allora, informazioni di base. Il corso si chiama Rete 2 Sperimentazione, da 3 crediti, che vuol dire 24 ore qui, sempre qui. E qui faremo lezioni, diciamo, cioè momenti in cui parlo io, voi ascoltate poco più, esercizi e lavoro, diciamo, supervisionato. Adesso vi spiego cosa intendo per lavoro supervisionato. Io sono il docente del corso, mi chiamo Luigi De Lussis, sono un assegnista al Politecnico di Torino e, diciamo, in prestito qui per insegnarvi questo corso. E, dato che sono a Torino, il ricevimento studenti, diciamo così, se ci sarà bisogno, sarà su richiesta, nel senso che mi mandate una mail e cerchiamo di trovare un momento in cui voi siete liberi e io sono da queste parti. Indicativamente potrebbe essere il lunedì e il martedì intorno agli orari di lezione, quindi abbiamo lezione il lunedì dalle 9 alle 11 e il martedì dalle 11 all'1, se non sbaglio, e quindi intorno a quegli orari, al massimo nel primo pomeriggio del lunedì, se avete bisogno possiamo parlarci. Il materiale del corso sarà tutto su DIR. La chiave di iscrizione al corso è quella lì, è simile a quella di Reti 2 Fondamenti, ha solo una S in più, perché sì. E lì ci saranno le slide, quelle che farò, tipo queste, sono già lì, sono già online, eventuali esercizi, risorse online, link e quant'altro. Per questo modulo non ci sono libri di testo, anche perché all'esame, ve lo inizio a anticipare, non ci sarà niente che voi possiate studiare per venire qui a raccontarmi per prendere un voto. E le lezioni, quelle appunto come di oggi, saranno videoregistrate. Se la videoregistrazione funziona, già adesso stiamo videoregistrando e vi metterò poi il video su DIR, un link al video sul DIR, così se per caso qualcuno non c'è o volesse rivedere qualche cosa, può farlo senza problemi. Adesso faccio parlare voi. Io so che a Fondamenti vi hanno anticipato qualcosa di questo modulo, e allora non so esattamente cosa, però vi chiedo quali sono le vostre aspettative, quali sono le vostre aspettative, cosa pensate, cosa vi aspettate che succederanno in queste 24 ore, in base anche a quello che vi ha fatto un po' di spoiler a Fondamenti. Qualcosa di bello e molto vago, ma va bene. Spero anch'io, me lo dirai alla fine. Alla fine, qualcosa di più specifico di qualcosa di bello o di qualcosa di brutto, che spero non vi aspettiate. Imparare a usare il Raspberry. Facciamo così. Allora, qualcosa di bello. Siete 17, quindi un minimo almeno 10 di righe vorrei dirle.
Abbiamo 2 ore, dobbiamo riuscire a passarle. Coraggio. Tanto non ci sono risposte giuste o sbagliate adesso. Abbiamo accettato qualcosa di bello, quindi... Come vi aspettate che funzioni queste 24 ore? Anche. Idee. Cosa sperate di fare, cosa sperate di non fare? Molta pratica, poca teoria. Questo ve lo assicuro. Qualcun altro? Oltre a lui, che non può riempirci tutta la lista. Si lavora in Java, si lavora. Questo ve lo non fa parte delle aspettative. È una domanda che vi rispondo a breve. Qualcosa di bello. Sì. Spero che sia utile. Io scrivo tutto, devo riempirne 10. È un'aspettativa. Qualcuno oltre le prime file? Coraggio. O anche la seconda fila. Cosa vi hanno detto fondamenti di questo corso? Di questo modo? Qualcosa ve l'ha detto, quindi se o stavate dormendo o non c'eravate. E faremo qualcosa, cioè qualcosa con l'internet dei progetti, tipo lampadine, accendere lampadine tramite internet. Ok, possiamo metterle questa, che detto così è molto triste, però va bene. lo mettiamo, facciamo qualcosa, fare qualcosa con l'internet degli oggetti, hai detto? Dai, ancora qualcuno, poi quella pianto, prometto. Sì, per dire più forte perché non sembra. Ed è una cosa che vorreste? Usare zero conto. Ancora un paio, dai, poi di nuovo. Capire cos'è zero conto. Capire cos'è zero conto è il compito di fondamenti, quindi. Questo ve lo dico subito. Che fa il pari di qualcosa di bello, acquisire anche la sua forma specifica. Lo sento la stessa frase che sento con me. Dai, ancora una se viene in mente qualcosa, poi davvero basta. Non fate chiamare me. Poi è peggio. Avrete delle aspettative, no? In generale. Non essere qui magari è un'aspettativa in questo momento, o essere ancora a casa a dormire. Provo a fare qualche domanda io. Vi piacerebbe lavorare in gruppo o da soli? Vi piacerebbe fare qualcosa di pratico? Mi sembra abbastanza ovvio. Vi piacerebbe generare vostre idee o fare cose che vi dicono gli altri, quindi seguire delle istruzioni? O comunque dovete fare questo, fatelo. Secondo me generare cose nostre è più
lo scrivo, fare qualcosa di innovativo. Buongiorno. Agli ultimi tre che sono appena arrivati, buongiorno, stavo chiedendo aspettative di questo corso, quindi visto che siete appena arrivati, che aspettative, una sola, se non sono fatta stamattina, avete per questo modulo? Proprio riusciamo a fare un Raspberry che prende il voltaggio della pianta USB e lo rispara dentro al computer e giro più alto. Riassumo con friggere un PC, va bene? Ah, voi non sapete, voi in fondo non sapete, questa cosa sta, forse si sta video registrando, quindi friggere un PC, ok? No, beh, per dire, ok, diciamo che allora su alcune cose e su qualcosa di bello me lo direte voi a fine modulo. E molta pratica, poca teoria, ve lo assicuro che sarà così. Aspettate che tagliare la prima parte del video è possibile, sì. No. E spero che sia utile, me lo direte voi. Fare qualcosa con l'internet degli oggetti sicuramente, magari qualcosa di un pochino più meno triste, come ho detto prima, di accendere una luce tramite internet. E usare ZeroConf dipende, non è, diciamo, un requisito stretto, proprio perché ZeroConf non sapeva, vabbè, per motivi tecnici e non, e come vedete qui siamo ancora molto baraccati col proiettore appoggiato sulla scatola, col computer in bilico e cose così, e acquisire qualche skill da aggiungere al CV, spero, fare qualcosa di innovativo sta un po' più a voi, friggere un PC finché un PC vostro va bene, non friggete i PC dei laboratori, perché non è bello. Ok. Allora, questo modulo, così per vedere se le vostre aspettative, questo modulo si vuole configurare, diciamo così, come un laboratorio di Internet of Things o Internet delle cose. Internet degli oggetti è una traduzione errata, diciamo, dal punto di vista italiano. Internet of Things oppure Internet delle cose. Gli obiettivi sono capire quali sono le caratteristiche e le architetture tipiche di un sistema IoT, Internet of Things IoT. Sperimentare con dispositivi IoT veri, nel senso che qui porteremo dei dispositivi IoT. Io ne ho uno, per esempio, che sarà a disposizione vostra. Questa è una fantastica presa, come vedete, che è l'equivalente triste dell'accendere la lampadina, solo che accendiamo la presa tramite internet. E avremo un po' di materiale vero che potrete usare qui, non oggi, non l'abbiamo ancora, alcune cose sono già fisicamente qui a Vercelli, non l'abbiamo portato qui perché tanto per oggi non serve, ma quando inizierete a usarlo sicuramente lo porteremo. Quindi sperimentare con dispositivi IoT veri, quelli che potete andare nel negozio e comprare e portarvi ipoteticamente a casa vostra. E anche integrare skill e conoscenze diverse che avete acquisito durante questi 3 anni di informatica per progettare e realizzare, o che dovreste aver acquisito durante questi 3 anni di informatica, per progettare e realizzare un sistema IoT vostro, che sia funzionante, che sia un prototipo, quindi magari non sarà la cosa più bella, più potente, più scalabile, più pronta ad essere venduta domani, va benissimo, sarà un prototipo funzionante e che deve avere un obiettivo, questo with a purpose. Quale sia questo obiettivo adesso ve lo provo a raccontare. Allora, partiamo dalla domanda. Che cos'è l'Internet of Things? L'Internet degli oggetti, l'Internet delle cose. Adesso io qui ho messo 4 definizioni, però vorrei di nuovo sentire voi. Quando un informatico non vuole alzarsi per accendere
Perché tu a casa tua accendi il frigo. Non è che più entrano neanche di mano. Diciamo la televisione. Diciamolo senza un esempio. Gli oggetti connessi a internet. Un principio di domotica, accendere dispositivi da remoto, va bene? Per non sbagliare devo essere le tapparelle di casa e controllare online. Ok, però sono d'accordo con gli oggetti connessi a internet, perché dice quasi la parola. Sono un po' meno d'accordo con accendere un dispositivo dall'iPhone, da casa tua. Perché sono un po' meno d'accordo? Vabbè, adesso ve lo dico, ma perché sono un po' meno d'accordo secondo voi? Se io ho una rete wifi locale e ho il mio telefono e abbasso le tapparelle o accendo il televisore dal telefono, uso internet? Se non avessi internet? Quindi nella parola Internet of Thing, questo rientra, ma rientra adesso rientra quasi tutto nell'Internet of Thing, quindi rientra anche quello, ma formalmente l'utilizzare l'infrarosso, l'utilizzare il Bluetooth, utilizzare il Wi-Fi anche, perché no, per comandare cose sulla rete locale o comunque a portata, non è necessariamente Internet of Thing, perché non c'è necessariamente, non c'è l'internet in mezzo, no? Allora, io qui ho riportato quattro definizioni di Internet of Thing. Non c'è una definizione unica, univoca di Internet of Thing. Diciamo che l'idea oggetti connessi a Internet ha il suo senso, come possibile definizione, forse quella che comuna a tutti. Allora, la prima, che è di Gartner, dice che l'Internet of Thing è una rete di oggetti fisici, di oggetti reali, che contengono una tecnologia embedded, un microcontrollore almeno, capace di comunicare, ascoltare, fare sensing o interagire con i loro stati interni, capire se è acceso o spenta, o con l'ambiente che sta intorno. Questa è la prima definizione, dove possiamo evidenziare che sono oggetti fisici, non sono oggetti virtuali, tipicamente non sono oggetti virtuali. Quindi sono oggetti del nostro mondo, del mondo reale, che servono a comunicare, ascoltare, fare sensing e interagire con altri oggetti, ma anche con le persone. La seconda definizione, quella di The Guardian, dice che il principio dell'IoT al suo core è semplice e riguarda collegare dispositivi su internet, come diceva, non so più chi, lui forse, permettendogli di parlare a noi, alle applicazioni e tra di loro. Quindi di nuovo oggetti connessi a internet, qui non si parla di sensing, ma si parla di nuovo di comunicazione, di parlare con persone, applicazioni, altro software possibilmente, probabilmente, e tra i vari dispositivi, proprio come una rete. La quarta definizione, di nuovo, è molto simile alle prime due come concetto. L'IoT è una rete gigante di cose connesse che anche in questo caso nelle cose includono le persone. E le relazioni tra queste cose saranno tra persona e persona, che useranno questa rete per comunicare, per interagire, tra persone e cose e tra cose e cose. E infine l'ultima definizione, che è quella di un'iniziativa IEEE. Sapete cos'è l'IEEE, sì? Che cos'è l'IEEE? Sì. L'IEEE definisce, non fa solo quello. No. È una grossa parte dell'IEEE definire gli standard di rete, per esempio il Wi-Fi è uno standard IEEE, l'802.11, ma è anche un'organizzazione che ha a che fare con la ricerca scientifica, quindi pubblica articoli scientifici, si lavora all'interno dell'IEEE,
organizza conferenze a riviste scientifiche e cose così, e anche un'iniziativa ai Tripoli da qualche anno che si chiama Internet of Things, che è un gruppo di lavoro, un gruppo di persone che portano avanti congressi, riviste, lavori, idee, news e quant'altro che hanno a che fare con l'Internet of Things. E questa quarta definizione dice, è un po' più precisa forse delle altre tre, dice che l'IoT è una rete che connette oggetti che hanno la caratteristica di essere identificabili in maniera univoca a internet. Quindi qui aggiunge una definizione in più, un attributo in più, che questi oggetti siano identificabili in maniera univoca e siano connessi a internet. Queste cose devono avere sensing actuation, quindi di nuovo ascoltare, fare sensing dall'ambiente e attuare, fare qualcosa, banalmente accendersi, e delle potenziali capacità di programmabilità. Possono essere in qualche livello programmati. Le informazioni attraverso sulle cose collegate a internet possono essere raccolte da dovunque, in ogni momento e da chiunque, al netto di problemi di sicurezza, e allo stesso modo lo stato di queste cose, nell'esempio del lampadino di questo acceso o spento, può essere cambiato da dovunque ancora e in ogni momento e da chiunque. Queste sono quattro definizioni e queste sono alcune di quelle cose. Noi non le abbiamo tutte però qui a disposizione, però volevo farvi una panoramica per farvi capire una cosa. Voi riconoscete a vista queste cose? Tutte? Ok, partiamo dalla prima, quello, questo qua. Che cos'è questo qua? È un termostato che si chiama? Ah, c'è un bel nome, un produttore. Come si chiama? Non lo so. No. Si chiama Nest, questo qui. Il primo rotondo blu e nero. Si chiama Nest. Nest è una ditta americana che è stata acquisita da Google qualche anno fa e fa questo termostato intelligente. Quindi l'idea è che voi in casa, se avete un impianto di riscaldamento con un termostato, togliete il termostato tradizionale, mettete questo e dopo un po' che ci armeggiate, e lui dovrebbe imparare a capire qual è la temperatura che voi volete, in che stanza, in quale momento e così via. Quindi se voi alle 4 del pomeriggio tipicamente non siete mai a casa, lui alle 4 del pomeriggio automaticamente abbassa la temperatura, e se tornate tipicamente alle 6, alle 6 meno 10 la rialza, o alle 6 meno un quarto la rialza, in modo che quando torniate la temperatura sia gradevole, sia come quella che volete voi. Questo è in linea di principio, ovviamente. Poi se voi cercate su Google Nest critiche eccetera, trovate varie persone che si lamentano che in realtà questa cosa non funziona, perché la vita delle persone non è così programmata, e quindi a volte capita che ti abbassa la temperatura mentre tu sei a casa nelle vacanze di Natale e tutti congelano e non c'è un modo manuale per dirgli adesso rialza la temperatura. Il secondo, andiamo avanti in ordine in riga. No, il secondo non ha niente a che fare con il meteo e con l'umidità. È Amazon Alexa, sì. È l'Alexa di Amazon. Questo tubo, che è un assistente conversazionale vocale, chiamiamolo così, e col quale voi parlate, che non è in vendita in Italia, ma con quale voi parlereste, e lui vi compra delle cose su Amazon, tipicamente, oppure vi permette di interagire con alcuni dispositivi nella vostra casa. Il terzo, la tripletta, sono lampadine della Philips, sono lampadine connesse e colorate, in questo corso le avremo, si stanno comprando, diciamo così, è un mese che si stanno comprando, e quindi a un certo punto arriveranno, quindi le avremo a disposizione di questo corso. Il quarto qualcosa,
un antifurto, è un sensore, è un sensore che noi avremo di nuovo qui, è un sensore quadruplo in quel caso, misura temperatura, umidità, presenza, quindi come una fotocellula nei bagni che accende la luce, temperatura, umidità, presenza e luminosità, la luminosità dell'ambiente in flusso. Benissimo, il quinto è questo coso qua, quindi ve l'ho già detto. Quello sotto, ricominciamo dalla riga. Quest'altro coso è un altro sensore, non è un termostato, è un altro sensore della Nest anche lui. Questa è uno speaker audio, è una cassa della Sonos, si chiama Play One, ed è una cassa Wi-Fi, è uno speaker. Questo lo saltiamo un attimo. Questo, ecco le voci. Ok, questo qui sopra, termometro. No. Quello qui sopra nero è un Jawbone app, è un braccialetto del fitness, quelli che misurano i passi, eccetera, eccetera, eccetera. Questa che ci assomiglia a questa, dovrebbe essere abbastanza ovvia per me. Avete dei termosifoni a casa vostra? È una termovalvola. Poi andiamo avanti. Questo è un altro tipo di non è un termostato, è un altro sensore temperatura umidità, composto da due pezzi, uno interno, quello più alto, e uno da mettere fuori all'aria aperta, quello più basso di marca Netatmo. Anche lui è wireless proprio. Alcune di queste cose sono wireless, Wi-Fi 802.11, altre no, tipo le Philips Hue usano una rete che è una rete Zigbee con un profilo Smart Lightning. Questi qui, questo sensore quadruplo, questo e altri che vedremo, usano invece un protocollo proprietario di domotica, diciamo, anche questo, che si chiama Z-Wave, che è quello che useremo anche noi qui. E quindi c'è un mix di tecnologie qui. Questi sono quelli un po' meno Internet of Thing, come dicevo prima, perché non parlano necessariamente con Internet. Gli altri invece molto spesso hanno proprio bisogno di Internet per funzionare, quindi se voi a casa vostra non avete Internet, non regolate la temperatura di casa vostra, che ha lati comici se uno lo guarda da fuori. Questo è una serratura, Wi-Fi con tutti i problemi di sicurezza del caso. Questo coso qui blu, no, si avvicini, è un interruttore, sono bottoni che possono essere usati per varie cose, sono bottoni a cui si possono collegare appunto a una luce o anche ad altro, sono comunque interruttori, on off. Questo altro coso qui è un altro sensore, in questo caso sarà solo di presenza, una fotocellula. Questo non è un portocchiale, non sono due portocchiali, può darsi. Se vi dico porta vi aiuta. È una cosa che si attacca sulle porte e sulle finestre. Non è un antifurto, può essere un pezzo di un antifurto, però. No? È un sensore di? Sì. È un sensore di apertura e chiusura porte. Si mette sulla porta, si mette un lato qui e un lato sulla porta, e quindi quando questi due componenti sono staccati, la porta è aperta. Ovviamente quando i due componenti sono a contatto magnetico, la porta vuol dire che è chiusa, ok? E poi l'ultimo, questo coso qui che l'ho lasciato per ultimo perché secondo me è esemplificativo di alcune cose dell'Internet of Things. Cos'è secondo voi? Non è un Alexa, l'abbiamo già vista.
Questo è più difficile. Un bicchiere. È un bicchiere, perché l'hai cercato su Google e quindi l'hai scoperto, perché è un bicchiere. Che cosa farà questo bicchiere? No? Ti può dire quando bere, non solo? Si congela. No, non si congela. Ti dice quanto hai bevuto? Ti dice di bere di più, ma fa ancora una cosa ancora più carina di dirti quanto hai bevuto. È un bicchiere. No, ti dice che cosa hai dentro il bicchiere. Quindi non solo ti dice bevi più acqua, ma se hai del caffè ti dice che devi bere meno caffè o più caffè, perché ne hai già bevuto 8 litri, Coca-Cola e quant'altro. Ok, questo per dire che gli oggetti dell'Internet of Things sono vari, hanno presi da soli un suo senso, una sua utilità, a volte, quella del bicchiere la si può discutere, secondo me, ma presi singolarmente fanno cose più o meno utili. Allora, il bicchiere che vi dice che avete bevuto troppo caffè può essere utile per un informatico, magari, ma magari è più utile per esempio, un diabetico, non per il caffè, per capire hai bevuto troppi zuccheri, per regolare meglio la glicemia, sto inventando, e cose così. Quindi, quello che è importante non è tanto il singolo sistema, il singolo dispositivo, ma è il sistema, quello che voi ci volete fare con questo insieme di dispositivi. E infatti si parla sempre più spesso, in molti luoghi, diciamo, anche in ambito industriale, si passa sempre più spesso dal creo un nuovo dispositivo connesso a internet, dove ci sono dei problemi. Come comunica questo dispositivo? Ha una batteria? Deve consumare poco? Che protocollo usa, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono dei problemi tecnologici, ci sono dei problemi informatici, ma di base, permettetemi di semplificare e mi perdonino tutti quelli i maker e cose così, di base si tratta di prendere un dispositivo esistente, appiccicarci un microcontrollore e farlo parlare con una connettività, punto. Che cosa poi ci faccio con quel dispositivo una volta che ci parlo, una volta che è disponibile a parlare? Posso farci cose furbe, posso farci cose stupide, posso farci cose utili o non utili, dipende dall'applicazione e dipende dal sistema che lo coinvolge. E un sistema IoT, questa è un'altra definizione da quell'iniziativa Internet of Things, è un sistema che tratta con l'interconnessione di ogni oggetto fisico connesso a internet che è rilevante. E questa è la parte importante, da una prospettiva utente e applicativa. Quindi l'oggetto in sé può essere fantastico, può essere una super idea avere il bicchiere che ti misura che cosa stai bevendo, o magari no, ma che cosa poi ce ne facciamo di questo bicchiere è la risposta a cui bisogna cercare sempre più spesso di dare domanda. Perché lo creo? Quindi l'IoT non è solo, diciamo, non riguarda solo creare nuovi oggetti connessi, ma è soprattutto riguarda le relazioni tra noi, questi oggetti, e questi oggetti tra di loro. Appunto, come dicevo, qual è il goal, qual è l'obiettivo che questi oggetti interconnessi hanno? Che cosa comunicano? Che cosa misurano sull'ambiente? Perché ci interessa? E cose così, e cose così. In questo modulo, noi, come forse avrete capito, ci faremo focus, diciamo, sul creare sistemi IoT, da questa prospettiva. Quindi non costruiremo, a meno che qualcuno di voi non voglia proprio visceralmente, non costruiremo nuovi oggetti connessi. Quindi useremo il Raspberry, come diceva qualcuno prima,
Benissimo. Tipicamente non useremo, non li abbiamo neanche qua Vercelli, degli Arduino, che invece sono più adatti a costruire nuovi oggetti, nuove cose. Poi, se qualcuno di voi, come vi dirò dopo, ha degli Arduino, vuole, per quello che vi sarà richiesto di fare per l'esame di questo progetto, di questo corso, e costruire anche nuovi oggetti perché gli servono, perché non sono a disposizione qui tra quello che abbiamo, allora benvenga. Però non è uno dei, come dire, obiettivi del corso. Quindi l'approccio che avremo sarà un mix di una panoramica delle tecnologie, un po' abbiamo già iniziato a farlo oggi, informazioni pratiche, vi dirò come funziona una rete Z-Wave, probabilmente, perché lo sappiate, vi dirò anche come funziona una rete ZigBee, perché lo sappiate, perché sappiate per esempio che ZigBee usa le stesse frequenze del Wi-Fi e quindi potrebbero o non potrebbero esserci interferenze, per esempio. Ma anche se voi non costruirete oggetti ZigBee o oggetti Z-Wave. Quindi vi darò informazioni pratiche su come interfacciarsi con queste tecnologie e quello che ho chiamato hands-on experience, no? Sporcarsi le mani nel fare le cose. Faremo lavoro di gruppo, partiremo prestissimo a fare lavoro di gruppo. Sarà importantissimo fare lavoro di gruppo, un po' per l'esame, un po' perché per la vostra vita fuori dall'università, dopo l'università, dopo la laurea, perché sempre più è richiesto agli informatici lavorare in gruppo e lavorare in gruppo anche con altre persone che non sono informatici, qui non possiamo esemplificarlo ovviamente. E avremo un mix di aree applicative diverse. Il focus principale del modulo sarà un approccio pratico, di nuovo, quindi chi aveva detto qualcosa di tanta pratica, poca teoria, sarà accontentato, e il più possibile soluzioni riutilizzabili. Vedremo come riutilizzare soluzioni. E l'orario di questo modulo è un po'... Torniamo alla parte organizzativa. L'orario di questo modulo è un po' strano, se avete visto il calendario. E noi abbiamo 4 ore alla settimana. Non sempre. Ma in genere potremmo avere 4 ore alla settimana. 2 dal 9 alle 11 del lunedì e 2 il martedì dalle 11 all'1. Al posto delle ore di fondamenti. Le ore di fondamenti, quando noi abbiamo lezione qui, dalle 11 all'1, si spostano nel blocco di ore che finisce dalle 4 alle 6 di sera. Saremo sempre qui, controllate il calendario ufficiale dell'università per sapere quando ci sono le lezioni, perché ovviamente se noi contiamo 4 ore a settimana da oggi a giugno, facciamo molte più di 24 ore. Quindi alcuni giorni abbiamo dovuto toglierle per rimanere nelle 24 ore, poi ci sono le vacanze di Pasqua, poi c'è il ponte il 24-25 aprile, eccetera, 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 e quindi è diventato un po' un minestrone questo orario. Di base salteremo alcuni lunedì o alcuni martedì fino a un certo punto, fino a maggio, poi da maggio in poi faremo sempre le 4 ore, quasi sempre le 4 ore. Oggi c'è lezione, domani non ci sarà, farete fondamenti in quell'orario dalle 11 all'1, per esempio la settimana prossima di nuovo ci sarà lezione il lunedì, ma non ci sarà il martedì, esattamente come oggi. Poi perderemo il ponte del 24, perderemo le vacanze di Natale, le vacanze di Pasqua e ci vedremo praticamente a maggio, il 2 maggio che è un martedì invece, perché il primo è festa. Quindi è un orario divertente, guardate il calendario perché lì è giusto e se ci sono modifiche le facciamo fare direttamente a chi gestisce il calendario universitario. L'orario sarà sbilanciato con una distribuzione di ore, diciamo così, non uniforme tra le ore in cui parlo io e le ore in cui fate voi. Questa conta come ora in cui parlo io, nel senso che l'idea in beta è questa: avremo 8 settimane, saltando le vacanze, i ponti e quant'altro, 8 settimane vere. Vedete che all'inizio
ci saranno più ore in cui parlo io, queste qui, poi inizierete voi a fare qualcosa, questi chiamate esercizi. L'idea è che io magari vi faccio vedere come interfacciarsi con la rete Z-Wave e poi voi provate a farlo individualmente, per dire. Quindi un po' di esercizi, adesso non so bene se saranno proprio così così o qualcosa di meno, e poi verso il fondo ci saranno praticamente solo ore che qui sono etichettate come lavoro di gruppo. Vi inizio ad anticipare che il lavoro di gruppo sarà l'esame e vi lascerò queste almeno queste 4, 8, 12, 14, 16 ore per lavorare di gruppo sul vostro esame. Per il vostro esame, sì. Per chi fa lo stage, voi, tu hai già lo stage firmato? Sì, sono lì, sono questo è lo stage. Per chi fa lo stage, cioè, il martedì, per esempio, non lo so. Perché lo stage c'è il lunedì, e quando ci sei, e dopodiché questo laboratorio sarà aperto quando c'è lezione, ovviamente, il materiale sarà qui, ma mi hanno promesso che ci sarà un borsista che potrà aprire il laboratorio e portare qui il materiale, ci sarà un borsista che dovrebbe poter aprire il laboratorio e portare qui il materiale fuori dall'orario di lezione. Questo però devo ancora concordarlo col borsista e avere proprio l'ultimo ok dalla professoressa Franceschinis. Però l'idea è questa, perché tanto il materiale è qui e quindi poi ci saranno parti del lavoro di gruppo in cui non, magari non ci sarà bisogno di collegarsi direttamente al materiale, quindi uno potrà anche lavorare a casa o in altri momenti. E per la maggior parte, come vi dicevo, io non vi racconterò niente di nuovo se non come interfacciarsi con una rete Z-Wave o cose così, ma riuseremo conoscenze e cose che dovreste aver imparato da corsi precedenti o in contemporanea. Qui per esempio c'è una piccola panoramica di quello che potrebbe servirvi durante questo corso, che io do per scontato, quindi se non è così ditemelo. Perché nei vostri lavori di gruppo, in questi laboratori di IoT, in questa creazione di sistemi IoT, dovrete integrare diverse tecnologie, linguaggi, dispositivi tra di loro. Quindi, di base, io potrei spiegarvi tutta questa roba, ma poi diventa un corso da 30 crediti, non da 3. Di base ci serve che voi sappiate che cosa sono le architetture web e i protocolli principali, e questo dovreste saperlo dai due corsi di reti che avete fatto e di cui uno state facendo, giusto? Cos'è un server e un client? Lo sapete? Cos'è HTTP? Lo sapete? Quali sono i verbi di HTTP? Get, post, put, questi qua, delete. Ok. Database, sapete cos'è un database? Che database avete usato? Postgre, benissimo. L'unico che non so se è installato, va bene. Però vabbè, SQL lo sapete, quindi alla fine si tratta di Java, perché mi dicono che voi fate Java, avete fatto tanto Java, sì? Quindi anche noi useremo Java, anche per la parte web, in quanto state facendo anche un corso web in parallelo a questo, in Java anche lui, con Struts, giusto? Sì? È discutibile cosa, Struts o Java? O che state facendo tutte e due? Dovete ancora fare la parte? State facendo un corso di programmazione web? Che cosa state facendo al corso di programmazione web? Abbiamo appena finito JavaScript, era un'introduzione a JavaScript. Avete appena finito JavaScript? È nata come cosa quello discorso. Vabbè, però Java lo conoscete al di là di questo corso. Ok. Tanto io non volevo usare Struts. Il perché ve lo dico quando ho spento la videoregistrazione, perché mi sembra brutto.
Però va bene, però è version control system, Git. Quindi questi sono un po' di tool che potreste usare durante il corso. Alcuni ve li farò vedere, altri tool e tecnologie, altri magari non vi serviranno. Allora, useremo Git e GitHub, che saranno parte integrante del corso e dell'esame, soprattutto GitHub. Useremo Java e voi state usando IntelliJ, vero? Come IDE per... Ok, useremo uno dei due, adesso vediamo cosa la mia scelta a questo punto. E MariaDB è la versione open source di MySQL Server, però va bene anche Postgre, a patto che sia installato qua sopra, devo solo verificare. Se avrete bisogno della parte web, di interfaccia web HTML5, e magari qualcosina di JavaScript, magari non cose troppo, se vi serviranno, ecco, non per dare interattività verso l'utente, e le Philips Hue, l'SDK, la documentazione delle Philips Hue per come interagire con queste lampadine connesse, e il Raspberry, che è questa roba qua, e Z-Wave, come vi ho detto, e Git. Io invece che Struts sarei molto propenso nel farmi vedere come funziona Spark. Spark non è Apache Spark. Se voi cercate Spark, una cosa che trovate è Apache Spark. Non è Apache Spark che c'entra col Big Data, il Machine Learning e queste cose qua. Spark è un micro framework web Java, dove la parola chiave è micro, nel senso che è molto compatto e estendibile, ma di suo fa poche cose e le fa, diciamo, spero bene, queste poche cose. E va molto, lo preferisco in un'ottica Raspberry o sistema IoT rispetto a Struts o rispetto ad altri framework Java tipo Spring, perché quelli invece sono molto più grossi, cicciosi, richiedono molta più potenza di calcolo, eccetera. Questo è molto più snello. E probabilmente avrete a che fare con JSON. Sì. E REST. Se dico REST, voi non pensate il verbo dormire, riposare in inglese, ma va bene. Però questo si fa presto a raccontarle, queste due cose, JSON e REST. Peggio sarebbe Java. Ok, parliamo dell'esame. Allora, l'obiettivo e il razionale, diciamo così, dietro l'esame sono questi. Quindi, da una parte, vorrei capire, misurare, diciamo così, assess, la capacità vostra di progettare e sviluppare un sistema IoT, dove la parte di progettazione è, diciamo, ugualmente importante rispetto alla parte di scrivere codice. Per far questo servono ovviamente molteplici skill, abbiamo visto queste tecnologie, ma non solo. Il modulo, come vi ho detto, sarà fortemente pratico, qua c'è scritto lab oriented. Voi spero siate vicini alla laurea, in teoria siete al terzo, dovreste da anno accademico essere vicino alla laurea, diciamo così. Quindi avere anche competenze pratiche che mettono insieme cose che avete visto più o meno bene, più o meno approfonditamente in vari corsi passati, insieme alla vostra capacità di analizzare un problema, cercare di risolverlo con delle soluzioni, leggere documentazione creata da altri sviluppatori, da altre persone nel mondo, per creare un qualcosa di vostro, è una cosa importante in generale e molto utile in certi lavori fuori dall'università. Quindi, con queste cose in testa, l'esame sarà la valutazione di un progetto di gruppo. Gruppi da 2 o 3 persone,
tipicamente. Quindi non ci sarà niente da, io ho messo lì, studiare e ricordare. Non c'è l'interrogazione, raccontami cosa resta, devi dimostrare di averlo usato, di averlo capito, di aver progettato. Se avete progettato, il resto non lo sapete. Di aver capito cos'è un server e cos'è un client, quindi di aver fatto sì che un client si comporti da client e un server si comporti da server. Nel caso di REST l'esempio veniva meglio, ma... come vi ho detto, tante ore anche qui, 14-16, vuol dire più della metà delle ore di questo modulo, saranno rivolte esclusivamente a voi che lavorate, quelli che ho prima chiamato lavoro supervisionato. Nel senso che voi venite qui, io sarò qui, voi lavorate, se avete bisogno mi disturbate. Se non avete bisogno, mi disturbate lo stesso, perché sennò cosa so fare per le ore? E quindi lavoro autonomo, nel senso che voi usate i vostri tempi, le vostre metodologie, le vostre cose, ma supervisionato, nel senso che se avete bisogno, sono qua per quello. E allo stesso modo, se i gruppi, molti gruppi, andranno a finire a usare tecnologie o strumenti che io non ho raccontato in classe, cosa che può capitare, cosa che capiterà sicuramente, io posso anche farveli vedere come si usano a tutti, se è un'esigenza di molti, se è un'esigenza di pochi, ovviamente ognuno si arrangerà da quel punto di vista. E come vi dicevo prima, quando mi ha chiesto lui dello stage, il laboratorio 3, quest'aula, potrà anche essere usato in ore addizionali grazie al borsista, forse, e che potrà prendere il materiale che al momento è di sopra in sala professori dentro un armadio come quello ma chiuso e portarlo qua nelle ore che ci si riuscirà a mettere d'accordo tra le sue ore e le ore di qualcuno che verrà a aprire questo laboratorio, oltre alle ore ovviamente in cui saremo qui. E in maniera ideale i progetti dovrebbero essere completati durante le ore di corso. Dico in maniera ideale perché secondo me non è vero, e in maniera pratica lavorerete anche a casa su qualcosa, ovviamente, e che sarebbero le ore che negli altri esami dedicate allo studio, in realtà, non è che quindi vi si chiedano lavoro ore extra, sono le ore che di là dedicate allo studio, di qua dedicate a fare il progetto. I progetti, come vi dicevo prima, devono essere sistemi IoT con uno scopo, con un obiettivo. Devono seguire alcuni requisiti che sono già stati pubblicati su DIR, ho un link, un PDF, non mi ricordo più cosa ho fatto, ma che adesso vi racconto brevemente anche a voce, più avanti nelle slide. E gli argomenti, diciamo così, del progetti devono essere proposti da voi, dai gruppi, e approvato in un certo senso da me, e alcuni esempi di questi argomenti sono disponibili in questo documento di requisiti che c'è linkato su DIR, e questi esempi possono anche essere ovviamente presi, espansi leggermente e utilizzati. Quindi se qualcuno ha fantasia abbastanza da inventarsi un qualcosa da fare bene, può farlo. Se qualcuno non ha fantasia, ci sono questi progetti d'esempio che sono tre, mi sembra, e che possono essere espansi, personalizzati in CCNIN e poi realizzati. I gruppi devono essere formati, dovete comunicarmi i gruppi entro la fine di aprile, entro il 30 aprile, e così in là, perché non ci vediamo per 2 settimane, praticamente da metà di aprile in poi. Per la composizione dei gruppi c'è un documento condiviso, quello è il link, e anche linkato su DIR in 2 o 3 posti diversi. Entro il 30 aprile in quel documento condiviso bisogna scrivere la composizione del gruppo, 2 o 3 persone, e una breve descrizione del progetto che il gruppo vorrà portare a termine. Questo è il documento. Che qualcuno ha già aperto. L'idea è, qui c'è un template, gruppo numero, partite dal numero 1, andate in giù, man mano che lo compilate, i membri del gruppo 2 o 3 persone, nome e cognome, indirizzo mail, va bene anche quella uniupo.it, e nome utente GitHub.
Se non avete un account GitHub, createlo. Se lo avete, riportate qui il nome utente. E quando create un account utente GitHub, mettete un indirizzo mail che guardate, e adesso vi spiego perché. Poi un titolo del progetto, quello che volete, e 5-10 righe, quindi breve, una breve descrizione del progetto dal punto di vista, come vi dicevo prima, dell'applicazione dell'utente finale. Quindi se un progetto per le casalinghe deve essere vista dal punto di vista di quello che le casalinghe, o i casalinghi, non so se esistano, possono voler fare a questo sistema. Se un progetto per studenti in quest'aula deve essere fatto dal punto di vista degli studenti. In questa descrizione non indicate tecnologie o dispositivi. Non ci deve essere scritto Java, non ci deve essere scritto Raspberry, non ci deve essere scritto Z-Wave, ci deve essere scritto che cosa fa questo sistema. Quindi l'idea è che voi, una volta che avete definito il gruppo e un'idea di progetto, facciate copia e incolla di questo qui sotto e lo modifichiate un gruppo alla volta entro il 30 aprile, in modo che noi il 2 maggio, io riesco a dare un'occhiata a queste cose prima del 2 maggio, che sarà la volta dopo che ci vedremo, e creare i gruppi su GitHub e dare anche un'occhiata ai progetti, in modo che il 2 maggio possa dirvi se c'è qualcosa che non ha assolutamente senso o non è assolutamente possibile da fare nel peso di 3 crediti di questo modulo. Ogni gruppo, e questo è il motivo per cui vi chiedo il nome utente GitHub, avrà un repository su GitHub privato per il proprio lavoro. Quindi con quel nome utente io creerò un repository per ogni gruppo che sarà visibile solo dal gruppo, quindi gli altri non potranno andare a sbirciare a meno che non siano espressamente invitati. E sarà privato, quindi lo vedrà solo il gruppo, ma in generale nessuno nel mondo, a parte me, lo vedrà, e a parte i componenti del gruppo. Questo repository sarà l'unico posto in cui voi metterete il materiale che sarà valutato per l'esame. Non ci saranno scambi di mail, non ci saranno documenti condivisi da nessuna parte, deverà essere tutto su questo repository. E questi gruppi saranno in un'organizzazione dedicata che già esiste, se voi andate a vederla quel link, adesso è vuota. Io in quella stessa organizzazione metterò anche eventuale codice che svilupperemo in classe, stavolta come repository pubblici, in modo che tutti, non solo voi, possano vederli e scaricarli. E possiamo farlo su GitHub. Voi magari saprete che GitHub, per avere repository, ha due tipi di repository, pubblici e privati. Sì. I repository pubblici, quando voi scrivete GitHub, ne avete un numero illimitato, gratis. Se volete avere dei repository privati, dovreste pagare. Per le università, sotto richiesta, GitHub offre corso universitario un numero illimitato di repository privati. Io l'ho chiesti per questo corso, non ne ho chiesti illimitati, ne ho chiesti 15, perché tanto voi non siete milioni, e loro comunque mi hanno abilitato per averne illimitati. E rimangono illimitati per sempre. Inoltre, non so se voi lo sapete, voi sapete della parte education di GitHub? La parte education di GitHub. Allora, questa è l'organizzazione del corso. Io sono allungato, quindi anche il professor Cerotti vedrà i vostri può vedere i vostri progetti, non è detto che li vedrà. E GitHub, questo però mi piace dirlo, GitHub ha una parte education che, finché rimanete studenti, vi offre un insieme di cose che tipicamente sono a pagamento, gratis, chiedendo un questo Student Developer Pack, per esempio, offre tutte queste cose, per esempio DigitalOcean è un cloud hosting, offre $50 in piattaforma, quindi
potrete comprare una parte di hosting fino a spendere $50, poi dopo dovete ovviamente pagarle voi, e eccetera eccetera eccetera, hanno un po' di convenzioni, ne hanno sempre di più, e oltre questo vi offre anche la possibilità di riconoscere il vostro account GitHub come studente, e quindi vi dà un tot di repository privati gratis per 2 anni. Se voi fra 2 anni sarete ancora studenti, potete rinnovare questa convenzione per altri 2 anni. O se avrete ancora un indirizzo uniupo.it attivo, quantomeno. O qualunque altra roba, appunto, che sia un'università attivo. Quindi vi dà, con questo lavoro, questo gruppo sull'education, anche una serie di repository privati, vostri personali, per 2 anni. Dovete solo indicare, dovete solo aggiungere il vostro indirizzo universitario al vostro profilo GitHub, verificarlo e poi richiedere qui questa aggiunta. A noi non serve per il corso perché abbiamo già i repository privati nell'organizzazione, però se per voi può essere interessante, perché no? Ok, allora, come funzionerà l'esame? Cioè come prendere 30. L'esame sarà composto di 2 fasi. La prima, una valutazione del materiale del vostro progetto, che farò io quando non sono qui. La seconda sarà un esame orale sul vostro progetto. La somma di queste 2 parti, la valutazione dei progetti e l'esame orale, darà un voto minore o uguale di 30 lode. E vi ricordo che il voto finale che voi vedrete sul vostro libretto universitario, grazie, sarà composto da 2/3 il voto che prenderete da fondamenti e 1/3 il voto che prenderete qui a sperimentazioni. Perché sono 6 crediti e 3 crediti, l'esame da 9, il corso in totale da 9. Quindi se di là prendete 18, in realtà è come se aveste preso 12, e se qui prendete 30 è come se aveste preso 10, quindi il voto totale sarà 12 più 10, 22. 2/3 fondamenti e 1/3 di sperimentazione. Se prendete 30 tra 2 parti è facile fare il conto. La prima parte, che sarà la valutazione del materiale sul vostro progetto, consiste nella valutazione di 3 cose. Uno, il codice sviluppato. Perché siete informatici tutti, no? Sì. Quindi scrivere codice da un certo livello di qualità in su, ben commentato, eccetera eccetera eccetera, è il minimo. La seconda cosa, una relazione scritta che racconti il vostro progetto. Nel se mi collego a dire un attimo, nella pagina del corso, allora, nella pagina del corso, che è questa qua, nella pagina del corso, la cui chiave d'accesso è questa, ci sono, vabbè, il link al calendario ufficiale dell'università, così vedete se cambiano delle ore. Una parte sui progetti, con il link all'organizzazione GitHub del modulo, il documento condiviso per la composizione dei gruppi che ho fatto vedere, e questo progetto requisiti e policy, che racconta i requisiti e le policy di questo modulo per i progetti. E poi io ho diviso a settimana, dove ci sono già queste slide, di nuovo il link al documento condiviso e forse, spero, il link al video della lezione che sto registrando. E in questo documento requisiti e policy, che voi dovreste poter solo leggere, poi ci torniamo, però
visto che parlavamo della relazione, la relazione dovrà contenere, la relazione sul vostro progetto dovrà contenere l'obiettivo, lo scopo, la descrizione del sistema progettato, i suoi requisiti, che cosa deve fare, che cosa non deve fare, l'architettura logica, almeno logica, del sistema che state progettando, i componenti utilizzati, proprio l'hardware che avete utilizzato, un elenco di hardware e software che avete utilizzato con le loro versioni, le eventuali scelte fatte nell'approcciare il problema che state cercando di risolvere e le eventuali limitazioni della soluzione adottata. Quindi mettiamo che voi facciate un sistema che riconosca il parlato di una persona e ovviamente nelle limitazioni metterete l'ho fatto per un sottoinsieme della lingua italiana. Se voi parlate cinese il sistema non lo riconosce, limitazione. È una limitazione valida per il corso, sì. Infice il vostro progetto? No. Se il vostro progetto fosse stato fatto in 10 anni di sviluppo, magari il supporto al cinese sarebbe stato molto utile. Quindi le limitazioni del vostro progetto. Quindi queste cose qui ci devono essere nella relazione. La relazione potrà essere come potrà essere o un PDF di massimo 10 pagine, non di più 10 pagine, oppure un sito web statico, una raccolta di pagine HTML con immagini e quello che volete, come volete voi, vanno bene entrambe le soluzioni. Il codice e la relazione devono essere nel repository GitHub. Quando? Entro 3 giorni dalla data dell'appello in cui volete venire a sostenere l'esame. 3 giorni prima. E poi, oltre a questi progetti, un link a un breve video di presentazione del vostro progetto, di 2-5 minuti, caricato su YouTube e linkato qui. Queste 3 componenti di presentazione, quindi non voglio vedere codice, voglio vedere che voi raccontiate l'idea del vostro progetto. Se volete far vedere anche che funziona va bene, se volete farlo a cartoon va bene uguale. Deve però raccontare, descrivere, presentare il vostro progetto non da un punto di vista troppo tecnico. Ok? Queste 3 cose faranno parte della prima parte di valutazione, che concorrerà al voto del vostro progetto. E tutto deve essere disponibile per la valutazione 3 giorni prima della data dell'esame sul repository GitHub del gruppo e il video deve essere su YouTube linkato dal repository. Sì. Una persona può fare l'orale, cioè tutto il gruppo deve fare l'orale insieme, oppure una persona può fare l'orale in data diversa e consegnare il progetto in un'altra data? Allora, sarebbe meglio che la consegna del progetto, cioè che il progetto fosse finito 3 giorni prima che la prima persona del gruppo vuole dare l'esame. L'orale delle singole persone può anche venire un altro modo, ma il progetto sarebbe meglio che... E poi c'è l'orale, che invece avviene il giorno dell'appello e è composto anche lui di 2 parti. Uno è una presentazione in PowerPoint, magari non proiettato, ma qui comunque vediamo, del progetto, in cui sintetizzate la relazione, essenzialmente la raccontate, e una demo, cioè far vedere che il progetto che avete raccontato fatto in un video eccetera eccetera in realtà alla fine funziona. E l'esame sarà qui, che è lo stesso posto in cui costruirete il progetto, quindi non ci dovrebbero essere grosse sorprese. E poi al bisogno una breve discussione con i vari membri del progetto nel caso in cui abbia domande specifiche, e il contributo individuale delle singole persone all'interno del gruppo deve emergere dalla presentazione. Quindi durante la presentazione ci potrebbe essere un punto in cui uno dice: io mi sono occupato di questo, io mi sono occupato di quest'altro, oppure tutti abbiamo fatto tutto, e comunque qualcuno spiegando qual è il contributo al progetto di uno. Io ho scritto la relazione equivale a 0 punti come contributo sul progetto.
o io ho fatto il sito dove c'è la relazione. Ok? Chiaro fin qui? Quindi due parti, una parte da consegnare prima, tre giorni prima della data dell'appello, che verrà corretta offline, e un orale qui, breve, diciamo, tutto sommato, un quarto d'ora, compreso presentazione, demo e discussione, che avverrà qui la data dell'appello. Allora, progetti finali, queste sono delle sorte di policy del corso. I progetti devono essere realizzati in maniera indipendente dai gruppi. Non è che due gruppi fanno due progetti insieme. Sia chiaro. Le scelte architetturali di progettazione che ogni gruppo farà dovrebbero essere poi riportate e motivate nel report, nella relazione. Io posso essere in totale disaccordo con una scelta, ma se la scelta è motivata in maniera ragionevole, va bene. I gruppi, come vi dicevo prima, se vogliono possono portare i loro dispositivi hardware qui. Quindi se voi a casa avete una lampadina della Philips, per cavoli vostri, di queste controllate, potete portarla. Se avete, se volete, vi serve, potete portarla. Se avete un Arduino, eccetera, potete portarlo. Non siete obbligati a usare solo il materiale che vi diamo noi. Se ne avete altro già di vostro e volete utilizzarlo, potete. E i gruppi possono lavorare sia da questi PC fissi qui, che dei vostri portatili. Io vi suggerisco di lavorare dai vostri portatili, che vi dà un po' più di flessibilità anche quando questo laboratorio è chiuso. E in questo laboratorio, non ve l'ho detto, questo coso qui parla Z-Wave, qui la rete Z-Wave, brevissimamente, è una rete wireless mesh sugli 800 MHz circa, 863, qualcosa, e che ha due tipi di componenti, dei componenti slave, come questo, e un componente master, che è chiamato anche controllore. In una rete Z-Wave ci possono essere svariati componenti come questo, e un controllore che tiene sulla rete. In questo caso qui c'è già una rete Z-Wave attiva, c'è già un controllore, se non si rompe, c'è già un controllore che è lì dentro attaccato a un Raspberry. Lì dentro c'è già un Raspberry con un controllore Z-Wave che tiene su una rete Z-Wave in questo laboratorio. Quindi man mano che porteremo i dispositivi bisognerà agganciare i dispositivi a questa rete Z-Wave e voi potete utilizzarli. Questo controllore è condiviso tra tutti, ovviamente, quindi dovrete poi fare attenzione a chi accende che cosa o chi misura che cosa, perché se no andate a accendere ognuno la lampada del vicino invece della propria. E questo controllore pubblica un web server, e il Raspberry in realtà pubblica un web server che è raggiungibile dalla rete Wi-Fi di Ateneo e da questi computer. Questo web server, così ve lo faccio anche vedere, è pubblicato all'indirizzo 190, questo qua, no, è pubblicato all'indirizzo 172.30.1.137 sulla porta 8083, che è la porta di default in cui questo componente si pubblica, e se è ancora attivo, sì. E vedete, pubblica un'interfaccia, poi la password ve la do a momento debito, ve la darò a momento debito, pubblica questa interfaccia web, che vi permette di vedere, per esempio, tutti i dispositivi che sono collegati alla rete Z-Wave. In questo caso c'è solo questo, che in questo momento non viene visto perché questo è qui in mano, non è attaccato alla corrente, non è alimentato. E vi permette anche da qui di, per esempio, accendere, in questo caso una presa, di accendere e spegnere questa presa. Dall'interfaccia grafica
che ci è utile per test, ma soprattutto lui sulla porta 8083 allo stesso indirizzo lui pubblica un'interfaccia REST che a voi non vi dice di nuovo niente, vi pubblica delle API, quindi attraverso interrogando un certo indirizzo tramite chiamate HTTP potete ricevere la descrizione di tutti i dispositivi connessi, le loro capacità, possono essere accesi e spenti, qual è il loro stato, acceso, spento, eccetera, e potete anche comandarli, accenderli, spegnerli direttamente dalle vostre applicazioni. Una cosa simile capiterà per le lampadine della Philips. Le lampadine della Philips allora, la cosa che c'è lì dentro, così l'avete presente, allora, quello che c'è dentro si chiama Raspberry, è un modulo innestato sul Raspberry, quello lì, che crea la rete Wi-Fi e si interfaccia con il Raspberry vero e proprio, e le Philips Hue invece hanno un hub, quella cosa rotonda lì, che anche lui sarà messo lì dentro, anche lui si aggancia alla rete Wi-Fi d'Ateneo, quindi ho un IUPO ed un ROM, sarà raggiungibile, e anche lui pubblicherà delle API attraverso le quali, a un certo indirizzo IP su una certa porta, attraverso le quali voi potrete comandare e ricevere le informazioni da tutte le lampadine collegate a quell'hub. Anche questo hub sarà condiviso. Ok, torniamo a noi. I progetti dovranno rispondere, diciamo, seguire quello che ho chiamato tema dell'anno. Cioè, quest'anno ogni sistema, e vi farò vedere come, dovrà essere utilizzabile come un assistente conversazionale. Quindi l'interfaccia verso l'utente dovrà essere, tra le varie, anche un assistente conversazionale. Cioè, cos'è un assistente conversazionale? Jarvis. Tipo Jarvis, sì. Cioè qualcosa in cui voi scrivete e lui in linguaggio naturale, in italiano, in inglese, e lui risponde e fa delle azioni mentre risponde. Che cosa fa questo assistente conversazionale dipenderà ovviamente dall'obiettivo del progetto. Se voi fate un progetto sulla corsa, ovviamente farà cose molto diverse che il progetto per aiutare a cucinare in casa, perché i requisiti sono molto diversi, e le conversazioni potranno essere vocali o testuali o tutte e due, come volete. Quindi è più facile sicuramente testuale, scrivendo, ma anche vocalmente è possibile. Io vi farò vedere una piattaforma cloud che vi permette di creare in maniera tutto sommato facile un assistente conversazionale e poi utilizzarlo nel vostro progetto. Quindi tutta la parte di riconoscimento del linguaggio naturale la fa questa piattaforma cloud. Voi vi prendete le informazioni che questa piattaforma cloud vi dà e gestite graficamente e visivamente la conversazione. Come gestite la conversazione? Di nuovo sta a voi. Potete metterla all'interno di una pagina web in cui prendete tutte le risposte con un campo di testo, potete creare un bot di Telegram, per dire, per gestire attraverso un bot di Telegram la conversazione. Io posso farvi vedere entrambe le cose, senza problemi. Il vostro progetto deve avere queste quattro caratteristiche essenziali, con pesi diversi. Allora, il progetto deve avere una parte di sensing dall'ambiente o dalle persone. Misuro la temperatura, misuro la potenza assorbita dal dispositivo, l'energia elettrica del dispositivo, l'umidità, eccetera, eccetera, eccetera. Una parte di reasoning, cioè una volta che ho 5 gradi, che cosa me ne faccio? Che cosa scateno in base a questa informazione che ho? La parte di logica del vostro sistema. Ovviamente, che ho qui chiamato reasoning per distinguerla, per inserire un nome specifico. Poi una parte di acting. L'acting è un acting sull'ambiente,
accendo la luce. E accendo la luce. Faccio partire un suono da una cassa. Sto pensando alle cose che avremo noi a disposizione. Faccio partire un suono da una cassa, eseguo una musica, e accendo un LED, spengo qualcosa, agisco sull'ambiente. E poi la parte di interazione, che invece agisco sulle persone, parlo con le persone, dove rientrerà di più la parte dell'assistente conversazionale. Quindi il corollario di queste quattro cose è che il sistema non deve essere totalmente automatizzato behind the scene, cioè fare tutto da solo, chi se ne frega della persona e degli utenti che abitano nell'ambiente. Ma dovete coinvolgere l'utente, e vi aiuta sicuramente il fatto che ci sia un assistente conversazionale. E il sistema dovrebbe coinvolgere un po' di sensing, come ho detto, dall'ambiente, dalle piattaforme cloud. Che sensing potreste prendere dalle piattaforme cloud, per esempio? O da internet? Le previsioni meteo, gli appuntamenti su Google Calendar di una persona. Quindi recuperare informazioni dal corpo, quanti passi ho fatto, eccetera, eccetera, eccetera. E poi di nuovo un po' di acting sull'ambiente o di nuovo in queste piattaforme cloud. E il sistema, la parte reasoning, non deve essere semplicemente deterministico. Se capita questo, allora fai questo, non importa a chi si rivolga, chi sta usando il sistema. Ma un po' di adattazione, di adattamento è richiesto. Quindi se io dico fai partire una canzone musicale, non è che mi fai partire sempre la stessa canzone musicale indipendentemente dall'ora del giorno, della notte o della persona che fa la richiesta, ma un minimo adattamento ci deve essere. Voi dovrete usare come base per i vostri progetti una architettura di riferimento, che è questa qua. Allora, in questa architettura di riferimento, che è descritta anche nel documento di policy, ci sono quattro componenti. Una è questa, ed è il campo, cioè dove ci sono i dispositivi. Quindi è il Raspberry con Z-Wave, sono i sensori, sono gli attuatori, saranno le Philips Hue, saranno magari in alcuni casi anche dei dispositivi virtuali. Per esempio le Philips Hue hanno anche un emulatore software, quindi voi potete utilizzare e programmare con le Philips Hue anche senza averle fisicamente vicino a voi. Quindi che è la parte di campo. Come si accede alla parte di campo? In genere attraverso delle chiamate HTTP. Ognuno di questi oggetti espone delle API. API sta per? Sì. Application Programming Interface. Application Programming Interface. Okay. Poi ci saranno dei servizi cloud. Per esempio l'assistente conversazionale, possono essere Google Calendar, può essere le previsioni meteo, dipende dal vostro progetto. E qui sono raffigurati due di quelli che ho chiamato nodi computazionali, cioè computer in senso lato del termine, che fanno cose. L'idea è che voi abbiate un nodo computazionale che permette di interfacciarsi col campo, che abbia una sua parte di logica applicativa, che la logica applicativa risiede in questo nodo computazionale, e che si interfacci ai servizi cloud che vi servono. E poi abbiate un altro nodo computazionale che è il dispositivo che date in mano all'utente, che di nuovo che fa da client per il vostro nodo computazionale, che si occupa solo dell'interazione con la persona. Noi li abbiamo immaginati separati, e devono essere separati per gruppi da 3, mentre per gruppi da 2 possono essere un'unica cosa. Perché? Perché qui in mezzo, dove c'è scritto REST API, e voi immaginate che c'è scritto solo API HTTP, e dove potrebbe, se i gruppi volessero, e dove ci stava all'inizio, o adesso potrebbe, se i gruppi volessero, starci 0conf. Cioè, dato il mio dispositivo utente, ipotizziamo il mio smartphone, ma è un'ipotesi, o il mio laptop, arrivo qui e tramite 0conf lui trova il server che mi offre il mio servizio, senza che io vada a mettergli a mano l'indirizzo IP di quel server, ma in maniera automatica. Questo non è un requisito dei progetti, lo era 2 mesi fa, ma non lo è più, e
Però per i gruppi da 3 questi due nodi sono rimasti separati, mentre per i gruppi da 2 possono essere un unico nodo. Quindi chi vi fa la logica applicativa e parla con il campo può anche fornirvi l'interfaccia grafica o l'assistente conversazionale, e il bot, quello che è. Questo nodo computazionale deve parlare col cloud, anche l'end user device potrebbe dover parlare col cloud, ecco perché c'è questa freccia tratteggiata. Perché dovrebbe poter parlare col cloud? Perché per esempio se voi create un assistente conversazionale, non ha senso che le API dell'assistente conversazionale passino dal vostro nodo computazionale di logica e poi chi li gira così come sono alla vostra applicazione client. Ha senso che sia lui direttamente a parlare con l'API dell'assistente conversazionale per il riconoscimento del linguaggio naturale. Non ha senso fargli fare giri, quindi potrebbe esserci anche un collegamento lì. I requisiti che ricavano da questa architettura di riferimento sono che il sistema deve usare alcuni dispositivi IoT, deve interfacciarsi col campo, siano essi dispositivi reali e o virtuali, non solo virtuali, solo virtuali non va bene, o reali e o virtuali insieme. Il sistema deve usare almeno 2 differenti servizi cloud. Uno è quello per l'assistente conversazionale, quindi ve ne manca uno da trovare. Il sistema deve usare almeno un nodo computazionale, mentre per i gruppi da 3, 2 nodi computazionali. E i nodi computazionali devono parlare attraverso API REST, API HTTP, su HTTP. E GitHub deve essere usato durante lo sviluppo del progetto. Quindi non mettete la roba su GitHub l'ultimo giorno, perché è male per voi. Questi requisiti verranno verificati nella vostra relazione, ovviamente. Che materiale abbiamo disponibile per questo corso? Così potete iniziare a fare un'idea di che cosa potete fare e di cosa no. Come vi dicevo, abbiamo un gateway Z-Wave, che è là dentro, che è condiviso. Abbiamo un po' di prese iterate Z-Wave, come quelle che sono in figura, soprattutto come quelle che sono in figura, poi ne abbiamo una più carina così, più piccolina. Queste sono miterate nel senso che oltre a essere on-off misurano potenza assorbita e energia di quello che è attaccato. Abbiamo alcuni sensori multipli che sono alimentati o a batteria o tramite USB che misurano, come vi dicevo, luminosità, umidità, temperatura e presenza, movimento. E poi abbiamo dei lamp holder. Dei lamp holder sono dei portalampade in cui voi prendete la lampadina, attaccate la lampadina in questo oggetto è attaccato alla lampada vera e propria e da quel momento potete accendere o spegnere la lampadina. Sono l'equivalente di questo, ma ci attaccate una lampadina direttamente qui. Ne abbiamo 2 di quelli, mi sembra, se servissero. E poi porteremo anche delle portalampade con la lampadina LED e quant'altro per utilizzarlo. Poi abbiamo più di 10 Raspberry per voi, per il vostro gruppo, perché possiate lavorare. Ogni gruppo potenzialmente potrà avere un Raspberry per lavorare. Su richiesta potrete avere un braccialetto di quelli fitness contapassi, uno solo ne abbiamo, e dei bottoni che si chiamano flick, che sono bottoni che parlano Bluetooth e anche il braccialetto della Jovon parla Bluetooth, che vi dicono se il bottone è stato premuto una volta, due volte velocemente, è stato premuto a lungo, queste cose qua. Sono proprio bottoni rotondi. Abbiamo dei microfoni, anche adatti per i Raspberry, abbiamo delle webcam da USB, tipicamente, e anche alcune casse, nel caso in cui servissero a qualche progetto. E poi le casse e i microfoni stanno arrivando insieme a il kit della Philips, che comprende questo hub e 3 lampadine come queste connesse, colorate, che cambiano colore, si possono accendere, spegnere e così via. Per le Philips Hue, come vi dicevo, c'è anche a disposizione un emulatore virtuale delle intere lampadine che risponde alle stesse chiamate, alle stesse API che risponderebbe il materiale vero che avete qui.
Allora, io vi lascio un compito a casa, che ve l'ho già detto in realtà. Questo compito a casa è comporre gruppi, pensare al progetto e scrivere entro il 30 aprile su quel documento condiviso la composizione del gruppo, due o tre persone, con tutte le cose che vi ho detto, nome, cognome, indirizzo mail e nome utente GitHub, e la descrizione 5-10 righe in italiano, se volete, del progetto su quel documento condiviso prima del 30 aprile. Come suggerimenti finali per la creazione del vostro progetto, ne ho messi qua 5. Cercate di essere creativi nel documento condiviso. Adesso nel documento requisiti vi faccio vedere, ci sono 3 esempi, quindi se non riuscite a essere creativi prendete gli esempi o prendete spunto degli esempi, ma cercate di essere creativi, cercate di sfruttare qualche vostra magari passione che avete. Se qualcuno piace andare a correre, magari può aver senso un po' di generare un sistema per la corsa, e se qualcuno piace cucinare, idem, magari per la cucina e cose così. Concentrate i vostri sistemi su 2-3 caratteristiche chiave. Non cercate di fare sistemi che fanno 100.000 cose alla volta. 2-3 cose veramente importanti, che sono le 2-3 cose che, se voi ipoteticamente andaste a vendere il vostro sistema, direste: queste 2-3 sono le cose per cui voi dovreste comprarlo. E poi provate a farvi le domande: qual è l'obiettivo? Qual è lo scopo del vostro sistema e che cosa piacerebbe ai vostri utenti del vostro sistema, del sistema che farete. Qui, come vi ho detto, ci sono 3 esempi. Qui c'è tutto quello che vi ho detto a voce, è tutto scritto. Tra le piattaforme cloud, per esempio, ci sono anche un po' di esempi di piattaforme cloud. Google Calendar è uno di questi, gli assistenti conversazionali è un altro, i chatbot sono un terzo esempio, le previsioni meteo, ve l'ho già dette, orari, treni, autobus, può essere un'idea. E esistono poi delle API per la computer vision, quindi sistemi di computer vision. Voi fate qualcosa sulla computer vision nella vita in questa università? No. Sistemi di riconoscimento delle immagini, eccetera, messe a disposizione da Google, da Microsoft, eccetera, in maniera ampiamente gratuita per quello che potrebbe servire, di nuovo sotto forma di chiamata HTTP. Voi mandate un'immagine alle Google Vision API e lui vi dice, per esempio, che cosa c'è in questa immagine, o se quello che gli avete mandato è una persona, un gatto o quant'altro. Quindi queste sono tutte API, servizi cloud che potete utilizzare oppure implementarvi da zero, come volete, ma visto che ci sono. Questo qua, per esempio, è il Google Vision API, che fa queste cose: rilevamento dei volti, sapere se c'è una persona nella foto oppure no, e attributi, fa addirittura il riconoscimento dell'OCR, dei caratteri, e c'era anche una volta un esempio qua. Se voi caricate qui un'immagine dal vostro computer, lui vi fa vedere come funzionano quelle API, vi fa vedere il risultato della vostra operazione. Queste, esiste anche la versione Microsoft di questo, che non mi ricordo come si chiama, e quella di Google si chiama Google Vision API. No. Queste sono piattaforme cloud che voi potete utilizzare nei vostri progetti, e i 3 esempi di progetti sono qui all'interno del tema dell'anno, sono molto sintetici. Il primo esempio dice: un assistente conversazionale per la gestione di alcuni aspetti della propria abitazione. Come diceva qualcuno prima, Jarvis. Perché no? Un fratello minore ridotto di Jarvis che controlli alcune cose dell'abitazione. Oppure un assistente conversazionale per la sicurezza di un laboratorio di informatica. Quindi che, per esempio, abiliti l'accesso al computer solo se si è studenti di questa università. E quindi si conosce, o si conosce Vercelli, e quindi ti fa una domanda per farti, per sapere se tu conosci la città di Vercelli oppure no, e se non la conosci non ti fa aprire i programmi, per esempio, o ti dà errore o ti fa qualcosa, o misura tramite una videocamera
le persone, la porta chiusa, la porta aperta, le luci accese, la sicurezza del laboratorio. Oppure, su un altro argomento totalmente diverso, un assistente conversazionale per supportare la vita quotidiana di anziani o di persone affette da Alzheimer, per esempio. Quindi che ricordi di prendere le medicine, oppure di chiudere il gas, oppure di spegnere la luce, oppure che automaticamente faccia alcune operazioni per il supporto della vita quotidiana di queste persone. Questi sono tre esempi di cui voi potete prendere, potete prenderli, punto, potete prendere spunto, o potete totalmente ignorare e fare qualcosa di diverso. I gruppi possono avere progetti simili, quindi due gruppi potrebbero avere l'assistente conversazionale per la gestione della propria abitazione, va bene, a patto che ci siano qualche differenza nei due progetti. Quindi un progetto magari sarà più sulla gestione della cucina e l'altro sarà più sulla gestione degli appuntamenti. Sempre in casa, sempre allo stesso modo, ma ci devono essere delle differenze di qualche tipo all'interno dei, dei due progetti. Ok. Avete domande? Non è un po' troppo difficile, però, per quello che abbiamo. No. Okay. È fattibile. Sì. Cioè, anche nel suo caso che nel nostro caso. Allora. Sono tre crediti, è vero, e integrazione di cose diverse, molte delle quali in realtà le avete già viste, alcune delle quali le avete viste, e si tratta alla fine di integrare pezzi software diversi in un sistema. In 24 ore qui, scusate, in 16 ore qui, più qualcuna probabilmente fuori da qui, che sono le ore, ripeto, che voi comunque studiereste per un esame, è fattibile. Contate che la creazione di un sistema, se siete in tre, è da dividere per tre come carico di lavoro. Non sarà, io ve lo credo fortemente, non sarà una passeggiata. Cioè, la differenza rispetto ad altri corsi o altre cose è che non c'è una soluzione unica al vostro problema. E non è detto che io abbia la soluzione al vostro problema. E non è detto che magari neanche voi troviate subito la soluzione al vostro problema. C'è una parte di progettazione e ideazione e di ci devo sbattere la testa, che è però la stessa parte che, mi spiace per voi, troverete al di fuori da qua. Ok? Quindi vuole da una parte essere un mashup di cose che voi avete già fatto nei corsi precedenti. Infatti usiamo Java, non ci inventiamo un nuovo linguaggio di programmazione. E io speravo avessero anche raccontato cosa sono le API REST, ma lo farò io, non è un problema. Tutto il resto è chiamare API su HTTP e processare quelle cose e metterle insieme. E lì la parte forse più difficile. Ideare qualcosa e mettere insieme le cose. A quantità di codice che svilupperete, non mi aspetto programmi da 100.000 righe di codice. Saranno programmi tutto sommato piccoli. Però è l'arrivare a scrivere quelle righe poche che sarà la parte interessante. Ecco perché io vi lascio queste 16 ore qui per farlo e ovviamente dovrete anche continuare un pochino fuori da queste 16 ore per arrivare con un risultato più che soddisfacente, diciamo, all'esame. Tenendo presente questi vincoli che ci sono. Quindi l'architettura di riferimento già l'avete. Il campo vi viene fatto, vi farò vedere come interfacciarsi col campo e vedrete che una volta che avete visto come interfacciarsi con la Z-Wave, con Z-Wave per esempio, e interfacciarsi con la Philips Hue è una virgola diverso. E interfacciarsi con l'assistente conversazionale sarà un po' più complicato, perché ci sarà da addestrare un assistente conversazionale. Però quello lo faremo la settimana prossima, forse la parte più nuova e complicata sarà quella. Poi il progetto, come dire, lo ideate voi. E quindi quando lo ideate tenete presente di quanto male volete farvi. Cioè, se voi iniziate a dire vorrei un sistema che riconosca la voce dello speaker e riconosca il volto e classifichi tutti gli oggetti di una stanza in 5 millisecondi, è volersi tanto male, è volersi fare tanto male. Se voi partite con cose un pochino più tranquillo,
magari riconoscete il parlato, usate qualche sistema cloud per riconoscere gli oggetti, ma magari non ve ne frega niente che sia in 5 millisecondi, magari siete disposti a aspettare 2 secondi, 3 secondi, che da un punto di vista umano dell'interazione va benissimo aspettare un secondo, due, non è un problema per noi un secondo, due, un'ora è un problema. Quindi quando anche pensate ai progetti, pensate al materiale che avete a disposizione, cercate di essere un po' innovativi e creativi. Se andrete a fare cose troppo complicate, non preoccupatevi che ve lo farò notare che state cercando di andarvi a infognare, e vi dirò anche cercate di semplificare. Se poi voi non vorrete semplificare è un problema un po' vostro a quel punto, però comunque i warning sulle strade in salita ve li darò. E in 3 crediti, ore qui più ore a casa, che sono le ore di studio, e adesso non so esattamente quante ore in 3 crediti sarebbero dedicate allo studio a casa, più di 8 sicuramente, anche in quelle 8 ore si riesce a portarsi a casa un progetto completo e soddisfacente con questi requisiti, con quello che già sapete o dovreste sapere, e su quello non posso farci tantissimo, e con quello che invece vi mostrerò io, dove invece ci posso farvi. La prossima volta, che sarà lunedì prossimo, proveremo a costruiremo un assistente conversazionale, che è un po' il punto di partenza di tutto, e forse anche un po' la parte un po' più critica di tutto. Se avete domande, io sono qui ancora fino alle 11, altrimenti buona settimana, buona lezione, e ci vediamo lunedì prossimo.